Torna alla calma, almeno apparente, a Digione, cittadina francese scossa dai disordini che hanno messo contro bande rivali. Ho avuto veramente paura, gridavano arabi, venite fuori. Tutto è iniziato venerdì dopo che un adolescente cecene è stato picchiato. I ceceni della diaspora della zona sono confluiti nella cittadina francese per vendicare l'affronto. Auto bruciate, tiri d'arma da fuoco e la polizia, stando alle testimonianze, non è intervenuta. No, non sono intervenuti, sono rimasti fuori dal quartiere interessato e hanno visto quanto accadeva da lontano. Il sottosegretario dell'Interno si è recato nella città e ha rassicurato i residenti. Da oggi ci saranno a Digione 2 unità mobili, che significa 150 funzionari e militari della gendarmerie. Per molti però il provvedimento non basta. I residenti del quartiere di Grésilles affermano di non essere solo arrabbiati con la polizia, che non si è fatta viva per 3 giorni lasciandoli in balia della violenza, ma ce l'hanno anche con la narrazione dei media, che parlano di una città che ha problemi con la droga. La droga è ovunque, in tutti i quartieri, francesi e non. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, si è recata in visita lunedì e ha cavalcato i malumori dalla gente. La situazione non ha precedenti, dovrebbe essere di monito per l'intero paese. Il ministro dell'Interno ha usato la parola deportazione riferendosi agli immigrati coinvolti nei fatti di Grésilles. Ma i francesi qui mettono un freno, siamo tutti francesi, anche se immigrati di seconda generazione.